novità che riguardano due aspetti, uno di carattere costituzionale che verrà trattato dal collega consigliere Raffaele Daniele, che credo rappresenti un punto importante di discussione, e un altro che riguarda invece il lavoro che si sta conducendo relativamente al problema del recupero delle somme. Ci sono alcune dichiarazioni del sottosegretario Legnini che sono piuttosto importanti e devo dire ahimè non molto positive per quello che ci riguarda. Continua ad esserci il grande problema del recupero delle risorse finanziarie reali ed è il tema su cui si sta lavorando, naturalmente con le grandi difficoltà che ci sono in questo momento, conseguenti ai problemi che già conosciamo. Il decreto che è stato varato, come noi sapevamo tutti, ma lo sapeva anche Cialente perfettamente dai tempi in cui si è recato con le carriole da Catricalà, non porta nulla dentro. Questo era chiaro, i 250 milioni che vengono oggi utilizzati e sbandierati sono quelli antichi, possiamo oggi dire, della legge Berlusconi per il terremoto dell'Aquila e sulle quali non si è aggiunto alcunché. Quindi il problema è molto ma molto serio. Noi non condividiamo neanche questa idea di spezzettare i 200 milioni che sono arrivati, 250 che sono arrivati, che peraltro sono la prima tranche del CIPE, quindi niente di nuovo. Perché il rischio di poter spezzettare, come dice Cialente, questi fondi per far partire più cantieri si scontra poi con l'oggettiva difficoltà del reperimento di fondi l'anno prossimo, che rischia poi di bloccarli tutti quanti. Quindi si sta lavorando su questo tema e il problema è piuttosto serio. Questa è una risposta anche alla cialtronaggine di chi parla di una opposizione che non collabora. L'opposizione non solo collabora, ma collabora sulle cose concrete, non perdendo tempo come purtroppo questi signori ci stanno facendo fare. Oggi siamo di fronte al loro completo e totale fallimento e non c'è nessuna autocritica che consenta anche agli altri di poter impostare il lavoro su cose serie. Se oggi in Parlamento, in Italia, si parla della restituzione della fascia di Cialente, dei tricolori, delle carriole, non credo che questo giovi a nessuno. Bisogna riportare la discussione all'interno di un alveo più adeguato e più concreto, soprattutto ragionare all'interno di due ministeri chiavi, che sono quello della economia e dello sviluppo economico, e lavorare lì dentro dove è possibile recuperare i fondi, perché come anticipato dal sottosegretario Legnini la copertura trentennale di 85 milioni di euro per il mutuo che finalmente con Cassa Depositi e Prestiti finalmente hanno capito essere l'unica cosa seria e concreta è oggettivamente a oggi non possibile, e quindi il lavoro di questi giorni è quello di recuperare all'interno di questi due ministeri, economia in particolare, queste risorse finanziarie, perché il problema non è di quest'anno. Qui il problema sembra che la gente si svegli la mattina e chiacchieri a bambera, mi riferisco a Cialente. Gli 85 milioni non sono di un anno, sono per 30 anni, quindi la copertura, torniamo sempre sul discorso delle leggi, la copertura deve essere già oggi a 30 anni, non può essere a un anno, a due anni, a 30, deve essere una copertura trentennale di 85 milioni. Con i chiari di luna di oggi non è semplice, quindi noi ci siamo messi nelle condizioni di lavorare con le forze politiche e noi di riferimento in Parlamento per ottenere questo risultato. La faccia di Cialente che evidentemente dice che fa tutto da solo, però come vedete Errani tutto da solo non fa, non è rose e fiori quello che succede in Emilia Romagna, anzi tutt'altro. A oggi sapete quante sono le ordinanze emesse da Errani, commissario? Sapete quante sono? 150. Andate a chiedere un po' agli amministratori in Emilia Romagna se ci capiscono qualcosa, la tanto decantata modello Emilia Romagna. La legge dell'Emilia Romagna è la copiatura delle ordinanze di Fontana, aggregati edilizi, piano di ricostruzione, aree brevi. Quindi voglio dire, se qualcuno stesse un po' più tranquillo e calmo lavorando sulle cose concrete, probabilmente ce ne avvantaggeremo tutti. Però oggi, al di là di questo, credo che ci sia una importante notizia, perché io credo che sia importante ascoltarlo, perché potrebbe essere, non dico la soluzione ai problemi, ma metterci nelle condizioni di avere una discussione con il governo e lo Stato, quindi non dal punto di vista dello scontro quanto piuttosto dal punto di vista di una mediazione sulle posizioni. Oggi pomeriggio alle 14.30 io mi recherò presso la facoltà di economia e ho un appuntamento con tutto il polo giuridico della facoltà di cui indegnamente faccio parte, e insieme con i miei maestri valuteremo un attimino, butteremo giù una bozza di ricorso, una bozza di strategia. I punti cardini sono questi: puntare sul quello che abbiamo già detto l'altra volta, sul fatto che l'articolo 9 al secondo comma tutela il patrimonio storico e artistico della nazione,
L'articolo 42, quindi la tutela della proprietà privata, l'articolo 47 è la tutela della casa. Quindi improntando un ricorso su queste basi e coinvolgendo tutti i grandi professori universitari d'Italia, quindi fare una battaglia anche che abbia un respiro più alto, fare in modo che tutti i grandi giuristi italiani, da Rodotà a Cerulli Relli a Scoca, insomma, lo proporremo un pochettino a tutti. Quindi portare il livello su lo scontro, la protesta sul livello più alto, fare in modo che tutti questi giuristi firmino questo ricorso e presentarlo tutto il Consiglio Comunale come atto politico. E quindi crediamo che poi i giudici, nel momento in cui il Comune dell'Aquila fa causa allo Stato, dovranno prestare una maggiore attenzione, insomma, anche mediatica.